Allora, Presidente, si è concluso per il momento questo lungo tour de force per il piano di rientro. Avete deciso, per evitare lungaggini, di approvare subito il piano di rientro e quindi di aderire un po' alla richiesta che era stata fatta, quella di spalmare questi, diciamo, fra virgolette, debiti nel corso dei 4 anni. Ecco, come mai questa decisione? Questa decisione per non creare altri disagi alla nostra comunità. Perché se non avessimo aderito a questo piano di rientro, che avevamo già aderito in precedenza, avevamo dato l'adesione di aderire al piano di rientro, ieri sera finalmente, dopo vari consigli comunali, abbiamo deciso di aderire a questo piano di rientro per non creare altri disagi economici alla città, anche se effettivamente stiamo chiedendo lacrime e sangue, così come si vuol dire, ma piuttosto che creare ancora oltre lacrime e sangue, avremmo fatto un dissesto finanziario, sarebbe stato ancora peggio. Ecco, nelle ultime ore si era sparsa questa notizia, no? Che il comune di Scordia era in dissesto, ma insomma, da dove era venuta fuori questa voce? Ma effettivamente il comune di Scordia sicuramente nei prossimi anni, come già negli ultimi anni, non è che stiamo avendo un momento bello economicamente, però abbiamo deciso di sopportarli, di continuare a fare sacrifici ancora per pochi anni, con la speranza di uscirne fuori, che di fatto ancora non è che siamo usciti fuori dalla crisi. Ecco, tutti parlano di dissesto, tutti parlano di piano di rientro, ma non tutti sanno per esempio che un piano di rientro significa che le aliquote, per esempio, parlo della IMU e parlo di tutte le aliquote, saranno aumentate al massimo. Purtroppo è così, se l'abbiamo aumentato noi abbiamo avuto il coraggio di aumentarli, anche se effettivamente nessuno aveva la volontà di farlo. Ma se avremmo fatto un dissesto sarebbe stato ancora peggio, le aliquote sarebbero aumentate lo stesso, ma non solo, avremmo creato anche dei disservizi. Oltre l'aumento delle aliquote avremmo creato dei disservizi. Aderendo al patto di rientro, al patto di stabilità, al piano di rientro, sicuramente saranno sempre dei sacrifici, ma qualche sacrificio è sopportabile. Ecco, le ultime due domande, Presidente. Ha detto proprio patto di stabilità, lo abbiamo sforato, lo avete saputo proprio in questi giorni. Che cosa significa avere sforato il patto di stabilità? Intanto, diciamolo ai nostri concittadini, okay, i consiglieri comunali, l'assessore e il sindaco avranno decurtato la loro parte, diciamo, di indennità? Già questo è fatto, ma cosa significa rispetto al patto di stabilità? Significa che il comune avrà meno risorse, meno trasferimenti da parte dello Stato, avrà meno trasferimenti da parte della Regione e pertanto saranno ancora altri sacrifici, perché mancando le entrate, giustamente le uscite saranno sacrificati. Quindi significa che i prossimi consiglieri comunali che saranno eletti dalla città e i prossimi amministratori avranno una decurtazione? No, assolutamente no, perché in certo qual senso siamo stati puniti noi, perché effettivamente siamo noi che in questo momento stiamo amministrando. Dove, allora, anche se io non sono. Vabbè, soffrirete per gli ultimi 4 mesi. Ma soffrendo, io intanto non stiamo soffrendo nessuno, nel senso che me le guarderei bene, soffrire che cosa? No, vabbè, insomma, la mia era una battuta. Ormai non è un lavoro, quindi certo. Quello che ci danno, anzi, io lo farei a costo zero, non è questo il problema, però i prossimi amministratori sicuramente non avranno nulla, non avranno decurtato nulla. E invece c'è anche un problema che è stato posto in consiglio per quello che riguarda appunto la dirigenza, no? Evidentemente, insomma, diciamolo senza creare troppi allarmismi, ma se un comune sfora un patto di stabilità, qualche responsabilità ci deve pure essere. Parliamo che abbiamo sfatto il patto di stabilità non per colpa di questa dirigente, ci mancherebbe altro, me ne guarderei bene nel dire che per colpa di dirigente si è sfatto il patto di stabilità. Purtroppo lei, come sa benissimo, che è un frequentatore del nostro consiglio comunale, sa benissimo che negli ultimi 5 anni sono arrivati debiti che vengono da lontano, debiti purtroppo con sentenze che dall'oggi al domani sono presentati i commissari e hanno prelevato somme che a noi ci hanno indotto a sfatare il patto di stabilità. Non è che abbiamo sfatato il patto di stabilità perché questo amministratore oppure questi dirigenti sono stati un pochettino disinvolti a svolgere il proprio ruolo. Abbiamo sfatato il patto di stabilità perché arrivano sentenze in continuazione, ancora. Speriamo a Dio che non arrivano più, perché se dovrebbero ancora arrivare queste sentenze di pagamenti, non so dove andiamo a finire. Ultima domanda, quali sono i prossimi impegni per il Consiglio Comunale? Perché ancora continua la trattazione dei debiti fuori bilancio. Come sai, noi ieri sera abbiamo approvato il piano di rientro, ma ancora dobbiamo approvare l'abbiamo approvato ieri sera perché a mezzanotte scadeva il tempo ultimo, che era dato alle 20:24 di giorno 2.
Quando dobbiamo approvare il debito fuori bilancio, abbiamo riconvocato il Consiglio Comunale il giorno 6 alle ore 18, secondo me sono circa 120, 116, non ricordo bene ancora, di debito fuori bilancio da trattare, e poi là, vediamo come andrà a finire.